Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza. Squeezequot.it è il nostro sito internet che già ovviamente conoscete, potete tranquillamente visitarlo per trovare tutte le informazioni del caso. 800-148-261 è il nostro numero verde. Che dire, in alto a destra trovate aggiornamenti e analisi, potete iscrivervi anche alla nostra newsletter approfondite, c'è anche la newsletter di analisi tecnica che ricevete volendo nella vostra casella di posta elettronica ogni giorno se vi iscrivete da qua in alto a destra, aggiornamenti e analisi. In basso a sinistra trovate la live chat per interagire con noi dalle 9 alle 19, tendenzialmente del lunedì e venerdì, e in basso a destra i canali social, in particolare YouTube, dove trovate molte registrazioni, solo alcune sessioni che facciamo solo per clienti non le trovate, le altre le trovate come questa inclusa. Tra l'altro troverete questo seminario finito e poi soprattutto utilizzo Stefano Gianti Squeezequot come canale Facebook per condividere molte idee di trading, quindi condivisione massima, quindi eventualmente cercatemi Stefano Gianti Squeezequot, ho già molti dei vostri contatti, mi piace molto l'interazione, vorrei renderlo decisamente ancora più interattivo. Cos'altro? Domani c'è il referendum, non voglio parlare di quello, perché quello che vi voglio dire è che tanto qualsiasi cosa succede, i breakout ci sono, quindi noi questa sera, Fabio, continuiamo il nostro percorso sull'IDNR4 per capire come fare trading sui breakout, no? Alla fine questa è una strategia che si basa sulla compressione di volatilità, quindi è normale che in attesa di eventi importanti si possa comprimere la volatilità, quindi di conseguenza i massimi e i minimi delle candele diventano sempre più vicini e di conseguenza si può formare l'IDNR4. Io quello che non voglio fare stasera è ripetere tutto da capo, perché abbiamo fatto un percorso dove abbiamo spiegato le basi delle DNR4, Fabio ha creato l'indicatore, abbiamo spiegato l'indicatore è davvero fatto molto bene, tra l'altro c'è l'ultima versione, come sapete, che vi permette anche di vedere direttamente dal grafico proprio questo, vedete, queste sono le frecce, andiamo a vedere l'indicatore, vedete che di fatto poi le variabili praticamente solo da quante candele è formato il pattern, poi questo tutte cose tecniche relativamente alla grafica, ecco. Eventualmente potete anche attivare l'allarme, attivando l'allarme voi venite avvisati quando si forma un IDNR4, un pattern, quindi proprio velocissimamente il pattern IDNR4 formato da 4 candele, dove la quarta, ok, ora disegno le candele a caso, la quarta è la narrow range, questi che stiamo disegnando sono i massimi e minimi, non corpo, è proprio massimo e minimo, non apertura e chiusura, non il corpo, massimo e minimo semplicemente, quindi vedete non faccio neanche il corpo della candela, massimi e minimi, vedete la quarta candela è un inside della precedente, inside vuol dire che è contenuta tra massimo e minimo della precedente, ed è una narrow range, quindi inside è ID. NR, infatti per questo si chiama IDNR4, è una narrow range, quindi è la candela più corta delle ultime 4, quindi la logica è compressione di volatilità e esplosione di volatilità sulla rottura si va a tradare, sulla direzione, ok? Poi, quindi abbiamo già fatto un seminario base dove abbiamo spiegato questo in un'ora, quindi molto dettagliatamente, poi altri seminari sull'ottimizzazione, ok? Io quello che posso fare, facciamo così, a fine seminario ai nostri clienti mando l'indicatore, gli expert advisor aggiornati, così so che avete le ultime versioni, a chi invece nel nostro cliente comunque mando le registrazioni dei webinar che abbiamo fatto, quindi anche chi non l'avesse mai seguito può seguire questa sera, poi si va a rivedere dei concetti e si mette in pista, però quello che non voglio fare questa sera, dato che è un seminario approfondito sull'IDNR4, voglio continuare da dove ci siamo lasciati l'altra volta, quindi con le ottimizzazioni e i backtest, quindi presumo un po' che la strategia sia chiara, magari do per scontato delle cose, poi da domani ovviamente rimango a disposizione per approfondimenti, ok? Poi e lo dice, c'è molto eco, sempre in riva al mare. Beh, io tra 2 giorni sarò al mare, quindi questa sera no. Paolo dice, io non ho ricevuto un indicatore né EA. Allora facciamo così, ripeto, non scrivetemi email, sennò poi il mio problema è che ho 150 email nella inbox e poi ci metto più tempo a rispondere singolarmente. Facciamo che io mando tutti il materiale tra questa sera e domani mattina, ok? Quindi i nostri clienti riceveranno indicatori, expert advisor e le registrazioni, chi invece non è il nostro cliente riceverà soltanto le registrazioni e le slide senza indicatore ed expert advisor, no? Per correttezza portiamo un percorso formativo molto approfondito e dettagliato gratuitamente, l'unica cosa che ovviamente chiediamo per essere nostri clienti. Ovviamente le informazioni fornite e le opinioni espresse in tutti i nostri seminari sono sempre finalizzate esclusivamente a fornire informazioni di carattere generale e non hanno mai come scopo quello di prestare consiglio per attività di acquisto o vendita o raccomandazioni personalizzate, questo è sempre molto importante da ribadire, così come anche che il trading sui derivati in generale, CFD e Forex e tutti gli altri derivati, comporta uno rischio ovviamente che bisogna assolutamente conoscere, per questo motivo quando di fatto si apre conto da squeezequot.it si clicca su apri un conto, oltre che le
le domande generiche, nome, cognome, eccetera, andiamo ad assicurarci che conoscete i rischi, avete esperienza, eccetera, eccetera. Diversamente ci contattate attraverso la chat oppure il numero verde 800 148 261. Io tante volte dico meglio una chiamata in più e togliersi i dubbi piuttosto che una chiamata in meno e rimanere con i dubbi. Da cosa partiamo, Fabio? Io andrei a vedere magari del backtesting che è stato fatto. Non so se tu magari vuoi inviarmi qualcosa anche, così poi facciamo vedere anche quello che hai preparato tu, speditamente. Te l'ho mandato adesso. Allora, questo è un normalissimo backtest. Anzi, facciamo così, piattaforma, perché io non preparo quasi mai slide, in questo caso è stato necessario perché per fare un backtest poi ci vogliono qualche minuto, quindi durante il seminario poi a me piace fare le cose in tempo reale, infatti adesso lo vado a fare, però poi magari se avviate un backtest ci vuole qualche minuto, se avviate un'ottimizzazione ci vuole qualche minuto, quindi non è che potevo attivare un'ottimizzazione, poi magari l'ottimizzazione dura 20 minuti e facciamo la radiocronaca dell'ottimizzazione, quindi un po' di slide con del backtesting e ottimizzazioni già fatte. Per questo ce l'abbiamo. Quello che voglio farvi vedere è questo, e lo dico per tutti. Quindi, quando voi ricevete la mail con l'indicatore Expert Advisor, cliccate su File, apri scheda data, la MetaTrader vi apre la cartella di Windows dove è installata la MetaTrader 4 stessa, si va su MQL4 e si copiano gli experts, che tra l'altro quelli che ricevete sull'IDNR4 si chiamano proprio IDNR4 EA, uno è Moving Average, però c'è proprio scritto EA. E a Expert Advisor, che è Trading System. Quindi li copiate nell'Experts, ok? Copiate quei file. Invece l'indicatore, il DNR4, lo copiate alla cartella Indicators. Fatto questo, o chiudete la piattaforma e riavviate, oppure semplicemente andate su Indicatori, tasto destro, aggiorna, e come per magia li troverete poi in ordine alfabetico, quindi vedete IDNR4, ad esempio questa era una versione vecchia, la cancello proprio, così non facciamo confusione, vedete IDNR4. Per fare andare l'indicatore, perché qua è vero che parliamo anche di trading system, però si può fare trading manualmente, quindi chi fa trading manuale, come l'80% delle persone, più o meno, si prende l'indicatore, se lo mette sul grafico e c'ha l'indicatore. La freccia indica la candela del pattern che dà il segnale di fatto. Quindi rotti quei massimi, la strategia prevede l'ingresso long, rotto quel minimo, la strategia prevede l'ingresso short. Poi abbiamo studiato anche il trailing stop, abbiamo già spiegato anche i rientri e una serie di cose. Okay? Quindi mi raccomando, non deve passare il concetto che io. Qua parliamo anche di trading automatico nel nostro percorso formativo MT4 Academy, però lo utilizziamo anche per dire come va la strategia, per ottimizzare i parametri. Poi se uno vuole fare trading manualmente oppure con l'Expert Advisor è una scelta propria, noi mettiamo a disposizione, diciamo, un po' di osservazioni che abbiamo fatto noi. Poi, se uno vuole fare un backtest, come fa? Va sul tester strategia della MetaTrader 4, che è questa iconcina qua in alto a destra, che oppure CTRL più R come tasto di scelta rapida, oppure clicchi su visualizza e poi terminale, scusate, testa strategia, vedete che arriva sempre lì. Poi si apre questa schermata. Cosa si va a fare? Si va a selezionare. Consigliere esperto già selezionato, consigliere esperto è la traduzione un po' letterale proprio di Expert Advisor in italiano. Si seleziona l'Expert Advisor che volete testare e avete qua, se solo se l'avete copiato prima, come vi ho fatto vedere prima. Poi si clicca su proprio da esperte per modificare eventualmente i parametri. Okay? I parametri all'interno di questo Expert Advisor li abbiamo spiegati nel seminario precedente che avete già visto, oppure io comunque a tutti mando la mail a fine tra stasera e domani. Okay? Quindi non chiedetemela, ecco, sennò poi magari è più il tempo che impiego a rispondere singolarmente che a fare un invio unico. Ok? Qua ci sono i vari parametri, eventualmente, che se uno li può modificare, giustamente, questo è ovvio. Ok? Ora, supponiamo invece proprio di non voler modificare niente, vi andate a selezionare su quale simbolo voler andare a fare il backtest, supponiamo la sterlina dollaro, dai, c'è sta Brexit, parliamo di sterlina dollaro, il periodo, il time frame di riferimento, partiamo dal daily, il modello di esecuzione di backtesting, il più preciso ovviamente il tick by tick, ed eventualmente un eventuale spread. Ok, in punti, quindi 9 non vuol dire 9 pip, ma vuol dire 0,9 pip, il punto, il decimale di pip. Poi, mettete quello che volete, dipende un po' da se volete magari allargare, tendenzialmente si allarga un pochino nel backtest. Poi, volendo, potete andare a mettere una data di utilizzo, ad esempio, io voglio testare dal 2015, 1 gennaio, a oggi.
Poi, se volete, potete anche fare la visualizzazione, cosa che tendenzialmente non si utilizza, magari si utilizza le prime volte quando avete l'expert advisor per vedere se l'expert advisor fa effettivamente quello che deve fare. Quindi, questo lo si fa, diciamo, quando il programmatore programma e poi va a testare che la strategia faccia effettivamente quello che deve fare, si va a vedere proprio in tempo reale, ti fa vedere graficamente proprio l'andamento del backtest, se no tendenzialmente ci passate un mucchio di tempo. Questo non va flaggato, ottimizzazione, a meno che poi non volete ottimizzare i parametri, ma lo abbiamo già visto e lo andremo a vedere dopo. Quindi per ora prendiamo per buono questo, clicchiamo su avvio. Dal momento che cliccate su avvio, succede che la MetaTrader va a riprendersi tutti i dati dello strumento finanziario in essere e si va a effettuare la strategia, quindi avete a testare, a backtestare la strategia nel passato, quindi avete risultati, grafico e rapporto, ok? Risultati vi dà proprio ogni singolo eseguito, il grafico vi mette il grafico dei risultati proprio, quindi la parte, vedete la lineetta blu, quindi i risultati vedete i numeri, il grafico vedete la lineetta, come va su giù, il rapporto invece proprio a fine del backtest ti dice tutta la parte statistica del backtest, come è andato, tutta una serie di parametri che vediamo da qua a brevissimo. O no, sono stato bravo a spiegare in pochi minuti come si fa il backtest? Non avrei fatto di meglio, davvero. Gianni dice: perdonate la domanda, forse fuori tema, ma un point, un decimo di punto? Forse l'avevi chiesto prima, comunque sì. Ok. Cosa succede quando ci sono operazioni di trading automatico? Si spegne il PC, chiede Giuseppe. Allora, la MetaTrader deve rimanere accesa, diversamente dal momento che operazioni automatiche e tu disattivi l'auto trading qua sopra, questo deve stare attivo. Se è disattivo e hai un expert advisor che va, non va più, dato che sta facendo il backtest, nel frattempo andiamo a vedere come sta andando, vi faccio vedere questo. Voi per mettere un expert advisor dovete avere l'auto trading qua sopra attivo, vedete che da bianco rosso diventa bianco verde. Quindi avete il vostro expert advisor in comune, non in comune municipio, qua nella cartella comune dovete cliccare su permetti compra vendita in temporale flaggato. Poi fate andare l'expert. Vedete che la faccina è sorridente, c'è questa faccina sorridente che vuol dire che l'expert sta funzionando. Se voi togliete l'auto trading, se voi togliete la connessione, se la connessione cade, se chiudete la piattaforma e la riaprite, vedete che il faccino, come ho fatto io adesso che ho tolto l'auto trading, non è più sorridente. Quindi faccino sorridente non è che vuol dire che l'expert sta perdendo, vuol dire che non sta funzionando. Ok? Per riattivarlo dovete riattivare l'auto trading, vedete, e diventa. Quando il faccino è sorridente vuol dire che sta funzionando. Ok? Altra cosa importante, perché poi c'è qualcuno che mi dice: ho messo l'expert advisor, non mi sto facendo gli eseguiti. È normale che poi devi dare tempo al tempo, si deve verificare la situazione tecnica perché poi c'è il segnale, eccetera, eccetera. Quindi è normale che ci vuole poi il suo tempo. Ok? Non pensate sempre che mettete l'expert advisor lì, fa tutto lui, guadagna sempre, voi dovete solo ogni mese chiedere prelievo. Non è tanto così, a meno che non abbiate trovato l'expert advisor delle meraviglie, quello poi condividetecelo tranquillamente. Ok? Allora, ora vedete che dai risultati si inizia a vedere proprio un po' di tutto. Qua perché cosa sta facendo? Non c'è nessuno eseguito. Scadono, sono scaduti tutti. Vedete che hai messo un periodo di validità molto basso. Cosa vuol dire? Guarda i parametri dell'EA. Abbiamo messo un rischio predefinito in percentuale, no, scusate, rischio percentuale 2%, NR4, extra point to enter in a trade, order validity bar, rientri, ah, questo qua, 200 pip, poi adesso. Direi di sì. Ok, comunque questo lo utilizzo anche un po' per, nel caso voi non abbiate lanciato un test e non vedete i risultati, guardate sempre nel diario, perché nel diario ti dice sempre tutto quello che sta succedendo a MetaTrader, sia che utilizzate Expert Advisor o no, questo sempre vi dice di tutto, di più, tutti gli ordini, quindi se ci fosse mai qualche problema consultate il diario e c'è scritto tutto. Ok? Quindi poi avviate il test.
Se ci sono errori, dal diario lo vedete, se no parte tutto, vi fa, vedete i risultati. Adesso ci vuole un po' di tempo finché riparta, vedete che fa la raccolta dei dati. Poi Giuseppe dice: ma se una posizione aperta in gain rimane, allora quando, tornando al discorso di prima, quando stacchi l'expert advisor, la posizione rimane. Se l'expert advisor ti invia l'ordine, la posizione ovviamente rimane. Poi, se l'expert advisor ha inserito lo stop loss, se ha inserito il take profit, quegli ordini sono sul server. Okay? Ricordatevi che stop loss e take profit inviati sono sul server, gli ordini pendenti sono sul server. Il trailing stop anche no, nel senso, se tu metti il trailing stop manualmente ad una posizione e poi spegni la piattaforma, il trailing stop non segue più il mercato, perché quello è sulla piattaforma. Quindi stop loss, take profit vanno sul server. Quindi se l'expert advisor ha inviato l'ordine, è sul server. Se l'expert advisor ragiona sempre al mercato, eccetera, eccetera, non ha messo lo stop loss, avete una posizione aperta senza stop loss. Ok? Tutto lì. E quindi poi si avvia il backtest, è normale che qua ci vorrà un po' di tempo, perché parte da un giorno, vedete, vi fa vedere tutti gli eseguiti. Tutti gli eseguiti, vedete che avete numero di ordine 1, poi nel frattempo ho aperto anche questo ordine pendente, quest'altro ordine pendente, nel frattempo è stato preso il take profit, vedete che c'è profitto, quindi la 2 è stata chiusa take profit, la 1 è stata chiusa successivamente alla 2, la 1 si chiama 1 perché è stata aperta prima, ma poi è stata chiusa dopo, per quello vedete qua in ordine cronologico, poi nel frattempo è stata aperta l'operazione 3, che ha messo un buy a con 0,59 lotti, 1,51 il 20 gennaio 2015, ok? Questo è in profitto. E poi adesso vi fa vedere il saldo composto, cioè siete partiti da 10.000, quel valore si può modificare prima nelle impostazioni, qua in proprietà esperte, volendo, tendenzialmente si parte da 10.000, che è una cifra tonda, poi ognuno può fare quello che vuole, e poi si va avanti, vedete, vi fa vedere tutte le operazioni, tutte, 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 e man mano che fa operazioni, va avanti finché arriverà alla fine, eccetera, eccetera. Vi fa vedere il grafico. Ok? Quindi cosa fate? Questo è un backtest andato male, quindi poi qual è il lavoro? Il lavoro può essere quello di rifare il backtest su un time frame diverso, su uno strumento finanziario diverso, perché è normale che se io vedo che questa strategia, così con questi parametri, sul cable che è GBP/USD non ha pagato, probabilmente, non so qual è il tuo pensiero, Fabio, non lo andrò a fare in reale, a meno che scopro che magari su 4 ore va meglio, o a meno che inizio a dire, magari cerchiamo di capire come farla andare meglio. Quindi qua parlo un pochino di ottimizzazione. Ottimizzazione qual è? È che ad esempio l'IDNR4 non mi ha pagato, posso vedere se magari mi pagherà un IDNR5 o un IDNR12. Quindi mettendo il flag qua sul parametro che vuoi ottimizzare, vedi? Ti dice da quanto proverò? Da 4. Quindi proverò l'IDNR4. Poi proverò l'IDNR5 perché 4 più 1 fa 5. Il passo è la variazione di tutti i parametri che lui mi vuole testare. Quindi prima mi provi il 4 perché me l'hai scritto qua. Quando si parla di ottimizzazione ci si riferisce a queste tre colonne che sono l'avvio, il passo e l'arresto. Quindi l'avvio va a 4, il passo va a 1. L'arresto vuol dire che io proverò l'IDNR4, poi l'IDNR5 perché 4 più 1 fa 5, poi l'IDNR6 perché 5 più 1 fa 6, poi 7, poi l'8, quindi il passo è ogni quanto mi devi modificare la variabile, fino a 12, quindi proverò l'IDNR12 e poi basta. Ok? Volendo potete, cosa consigliabile, potete modificare, ottimizzare un altro parametro, quindi selezionate un altro parametro da ottimizzare, ne ottimizzate magari due alla volta, volendo invece ne potete ottimizzare soltanto uno. Ok, ad esempio qua volete ottimizzare solo questo, vi assicurate che ci sia il flag solo su questo, cliccate su ok, cliccate su ottimizzazione, mi raccomando, questo è importante, se no vi rifà il backtest, non vi fa l'ottimizzazione, quindi voi dite a MetaTrader che volete fare ottimizzazione del parametro perché avete messo i parametri qua, avete flaggato il parametro che volete ottimizzare e avete cliccato su ottimizzazione. Quando cliccherete su avvio, questa volta non ti avvia il backtest, ti avvia l'ottimizzazione, che richiederà più o meno tempo, a seconda del periodo storico che volete ottimizzare, le barre prese in considerazione, quanti parametri volete ottimizzare e quante variabili all'interno di questo parametro. È normale che in questo caso stiamo ottimizzando soltanto un parametro e ci impiegherà poco, se no un'ottimizzazione si può impiegare anche diverse ore, dipende quanti incroci bisogna portare avanti. Tu avevi nel frattempo qualcosa di. Io poi ho altre cose che avevo testato, però.
Volevi parlare di qualcosa in particolare, magari anche dell'altro expert, Fabio? Beh, dell'altro expert, quello con la moving average, dici? O Sì, quello... no, Sì. sì, o dimmi tu di cosa volevi. Sì. No, va bene, bene. Anticipiamo una cosa che abbiamo notato dai risultati, tipo quello che questo expert lo stop e reverse va meglio con i time frame più lunghi e invece l'altro va meglio con i time frame più corti. Eh sì, perché noi abbiamo fatto due time, il primo, ovvero il primo expert advisor proposto, che sarebbe il secondo webinar della serie che vi manderò dopo la fine di oggi, così se lo volete andare a vedere potete, è stato proprio quello con la media mobile, quindi c'era un filtro, non era strategia nuda e cruda, ma c'era un filtro della media mobile e quell'expert ha dimostrato di lavorare molto bene, soprattutto sugli indici, giusto? Indici, sì, su time frame corti, diciamo, Come non 15 troppo lunghi. minuti. Sì, dal quarto d'ora all'ora, in quella zona, dal meglio di sé. Cosa che piace molto, tra l'altro, sono un po' i time frame preferiti di tutti, ecco. Sì, fa molte operazioni, quindi piace molto anche Agli intermediari. agli intermediari, Beh, bisogna fare esatto. contenti tutti alla fine, è sempre così. Esatto, e anche un po' meno di drawdown, però il bello invece dello stop e reverse è che ha più respiro, diciamo, nei suoi movimenti, fa un po' meno operazioni nell'unità di tempo, ma può dare soddisfazioni analoghe, se non maggiori anche. Se parliamo di quello con invece la media mobile, questo non è nient'altro che un pattern normalissimo IDNR 4, diciamo, che però filtra il verso dell'ingresso sulla base della posizione del prezzo rispetto alla media mobile. Cioè, una media mobile ha n periodi, prendiamo 6 periodi per esempio, se il prezzo si trova al di sopra della media mobile quando si verifica l'IDNR4, viene eseguita solo la parte long del segnale, altrimenti, se il prezzo si trova sotto la media mobile viene eseguita solo la parte short del segnale. Guardate, farlo vedere graficamente secondo me ha sempre molto senso, quindi vado Sì, proprio c'è nelle sulla slide che abbiamo MetaTrader, mandato. metto proprio la media mobile, mettiamo la media 6 periodi, semplice o esponenziale, lo modificate eventualmente da qua. Sì, ho detto 6 per dire un numero, Sì, no, ma poi mi ricordo che dall'ottimizzazione, soprattutto sullo Standard & Poor's, era uscito 6. E quindi qual è la logica? La logica è che se il prezzo si trova sopra la media mobile, tu prenderai soltanto segnali long. Se il Esatto. prezzo si trova invece sotto la media mobile, prenderai soltanto segnali short, come in questo caso, vedete qua, questa chiusura sotto la media mobile è stata rotta a rialzo, ma anche a ribasso, quindi la rottura a rialzo si filtra perché il prezzo qua, vedete, era sotto la linea rossa che è la media mobile, quindi l'operazione long viene filtrata, non si fa proprio, cioè viene filtrata vuol dire che non si fa. Si fa soltanto invece soltanto lo short, perché il prezzo era sotto la media mobile, quindi proprio trend following. Sì, esattamente. Sento sto mercato a favore del trend, ecco, sì, solo se a favore del trend. Sì, sono a favore del trend, esattamente. È molto... Le slide che devo aprire, che mi hai mandato in condivisione, perché ci sono un po' di nomi, quale devo aprire? Si chiamano IDNRX e AMA. Poi queste anche ve le mando. No, sono una parte del vecchio webinar, ovviamente, dove c'è praticamente la spiegazione del pattern. Danilo dice questa cosa in chat. Io ho valutato nelle mie ottimizzazioni di mettere un valore di extra point stop molto alto, tipo 300 pips su euro-dollaro. Il risultato uscito dal 1 gennaio 2016 a oggi è stato sorprendente. 300 pips? Ma infatti volevo chiedere se 300 pips oppure 300 30 pips. punti extra pointing stop. Beh, se no si è stoppati prima comunque con 300 pips. Ah, extra point di stop, quindi non viene mai stoppato. No, bisogna che ce lo Danilo chiarisca. dice per evitare le fasi laterali. Quindi, no, non ho capito. Non ho capito io, eh. Ma scusa, se metti un extra point stop, vieni comunque stoppato dal sistema comunque, no? Scusa, perché quella è una cosa in più, o no?
Extra point, no, extra point stop. Extra point stop sono gli extra points, cioè i Ah, point sì, di fatto no, superiori che non si vieni hanno mai sempre fatto. stoppato ed eventualmente ti apre la posizione stop e reverse, ma ti tiene in essere anche quella, ok, ho capito. Sì, beh, ci sta, poi è normale che più cose si trovano, sì, è normale, sì, ci sta, cioè è normale, ci sta. Infatti dice sì, esatto, quello. Perfetto, invece Fabio, stavo facendo una parentesi anche sull'altro, nel senso che noi da tutto questo backtest che vi faccio anche vedere tra poco, abbiamo notato, come abbiamo ribadito anche nelle puntate precedenti, che di fatto l'idea dell'R4, così come concepito proprio dal libro di Connors e Bradford, che poi è stato ripreso da un altro trader, con le regole che avevamo dato nel seminario precedente, proprio è vero che, come dicevano gli autori stessi, rende di più sul daily. Infatti non abbiamo notato buoni risultati, risultati buoni da considerare su timeframe inferiori. L'altra volta abbiamo fatto vedere il dollaro australiano su H1, ad esempio, che va bene, poi il dollaro australiano, come sapete un po' tutti, sulle strategie di breakout va sempre abbastanza bene. Invece, con questo filtro che avete deciso di mettere voi, quindi tu e Enrico Malverti, ovvero della semplicissima media mobile, quindi filtro molto semplice, si lavora bene anche su time frame corti come i 15 minuti, il 30 minuti sull'indice. Infatti andiamo a vedere qua nell'immagine di prima, questo è uno che hai fatto recentemente proprio sul DAX. Esatto, in fondo sono alla slide, te lo dico subito. Qua, eccolo qui, 19. Questo lo ingrandisco un po' così si vede C'è meglio, così vediamo anche i DAO parametri. prima, il DAO c'è Ottimizzazione prima. DAX, beh, parliamo dal DAX, ormai l'ho citato, quindi parametri, questo è l'IDNR 4, IDNR 5. esatto, allora tenete presente che vabbè, poi sapete la strategia, ormai l'abbiamo chiamata l'IDNR 4, eccetera, però la lunghezza dei valori può essere modificata, infatti Fabio poi lui lo chiama IDNRX, dove X è la variabile, dove. Quindi è normale che quello è un valore importante da ottimizzare, quindi a volte è meglio avere 4 candele, a volte è meglio averne 5, quello è chiaro tendenzialmente, ok? E poi avete la moving average one period, ok? Quindi moving average one period, questo qua che vedete qua in piccolo, che è stato flaggato, ottimizzato, qua addirittura è uscito 9, quindi un periodo di riferimento un pochino più alto rispetto a quello che abbiamo visto sullo Standard & Poor's l'altra volta, quindi quello è il filtro. La Esatto. particolarità di questo Expert Advisor, che è l'IDNR 4 e ha Moving Average, che differisce da quello di cui abbiamo parlato fino a questi primi minuti, che sarebbe l'IDNR 4 e ha Stop and Reverse, che abbiamo spiegato molto bene la volta precedente, e la gestione poi, nel senso che la gestione del rischio di Stop Loss e Take Profit è in percentuali, quindi non c'è lo stop reverse come nell'altro, ma si lavora proprio in stop. Quindi abbiamo lo stop loss ottimizzato allo 0,5% per le operazioni long, un take profit all'1% per le operazioni long, e poi sotto vedete la stessa cosa per le operazioni short. Ok? Quindi vedete che tutto sommato entrambi hanno un rischio di rendimento di 2 a 1. Grosso modo, sì, ritenuti Sono anche in valori questo simili, modo. ecco, quindi poi ci sta. Quindi nelle fasi di ottimizzazione si trovano valori anche diversi, per carità, non è la Bibbia tenere un rapporto 2 a 1, però se uno riesce a tenere più o meno quel rapporto lì, ha più soddisfazioni, quasi, quasi sicuramente, insomma, perché anche solo il fatto di avere questo ulteriore vantaggio dal punto di vista statistico è indice che bene o male uno sta facendo trading per guadagnare dei soldi, quindi. Quindi questo è un time frame 15 minuti sul DAX, come vedete in alto a sinistra nelle slide. Ok, e questi sono i parametri che poi sono abbastanza simili a quelli che abbiamo visto anche l'altra volta sullo Standard & Poor's 500. Ok, quindi diciamo. Qui in questa slide ce li avete tutti e tre. Se vuoi, puoi vedere se i parametri trovati in precedenza sull'S&P 500 funzionano ancora. Volendo, sì, però mi incuriosiva anche questo che ho fatto sul Dow, dato che parliamo di Standard & Poor's Ah, sì, ok. 500. Quindi, ah, Standard & Poor's 500 comunque è qua, però vabbè. Allora, Standard, Dow 30, questo è sempre un 15 minuti. Ottimizzazione dal 1 marzo al 1 maggio 2016, tecnica Wall Forward, che poi ci spiegherà velocemente. Sì. Questo prevede l'ingresso con un lotto, IDNR 8, che fa anche rima.
Validità 900 secondi, perché qua c'è anche un filtro in secondi, quindi Sì, 900 secondi non sono un 15 numero di minuti. barre, ma un numero di secondi. Quindi praticamente o entri sulla prima barra o ce n'è ancora una di scarto, poi non entri più. Sì, viene tenuto valido per la barra successiva il segnale e poi basta, poi decade. La media mobile ottimizzata è stato 5. Media mobile semplice, perché 0 vuol dire media mobile semplice. In questo caso abbiamo avuto stop loss 0,5 e take profit 0,5. Qua un rischio di rendimento 1, ma questo l'ho 1 a ottimizzato 1. o è ripartito così e basta? No, sono partito così e basta. Ah, quindi E volevo prendo. far vedere però che a volte quello che si trova, che sembra bellissimo, proprio la tecnica di wall forward è quella che può smascherare un eccessivo, come si dice, fitting dei dati, aiutami, un'eccessiva, Overfitting. sì, un'eccessiva adattamento dei dati, dei parametri ai dati che uno sta esaminando in quel momento. Vi spiego meglio. Io qua ho preso una parte dello storico, non l'ho preso tutto. Preso dal 1 marzo al 1 maggio 2016 e ho provato ad ottimizzare. Mi sono saltati fuori questi parametri, in particolare ho ottimizzato l'NRX e il periodo della media mobile e ho trovato 8 e 5. Gli stop loss e i target li ho lasciati a 0,5 e 0,5 di default, perché so che più o meno su 15 minuti 1,05% sul Dow è un numero abbastanza buono. E ho trovato questi parametri, ho detto va che bella equity che mi è saltata fuori. Vediamo se questi parametri qua però vanno anche sulla successiva parte di storico a disposizione, che è quella dal 2 maggio a oggi. Facendo la prova con questi parametri sulla parte successiva di storico, sulla slide successiva c'è il risultato e il risultato è stato abbastanza deludente. Perché hai solo ottimizzato il periodo. Perché ho ottimizzato cioè la X, cioè quindi quante barre volevo prendere nel pattern, e il periodo. Fino al 1 maggio le cose andavano molto bene con quei parametri. Dal 1 maggio in poi, invece, se vedete, avete i tre picchi consecutivi che avevate nella slide precedente, e poi comincia la discesa. Cosa vuol dire? Che quei parametri lì andavano bene dal 1 marzo al 1 maggio e basta. Appena voi vi siete spostati su dei dati che non erano quelli che stavate considerando, ma sono dati che il sistema non ha mai visto, il sistema ha smesso di funzionare ed è quella Quindi che. la domanda che nasce spontanea, come si diceva in passato, è questa, nel senso, ogni quanto tempo è lecito, doveroso rivedere i parametri, cioè rieffettuare un'ottimizzazione, ogni tot candela, ogni tot tempo? Non c'è una regola fissa, purtroppo. Magari avessi un numero magico. Di dire dovete ottimizzare dopo 1.000 candele, dovete riottimizzare. Purtroppo si vede dalle prestazioni del sistema, quando cominciano a decadere, queste non vanno più bene. E quando è che cominciano a decadere? Quando vedete dei drawdown maggiori rispetto al passato, dovete mettervi in allarme. Magari è un drawdown che in quel momento ci sta e viene recuperato immediatamente, magari invece è un drawdown dovuto proprio al fatto che avete sovrottimizzato il passato e in questo modo il futuro non è più Non è più così brillante. rispondente, esatto, non è più rispondente ai dati. Perfetto, guarda, io invece ti faccio vedere questo. Questo mi sembra molto interessante perché io cosa ho fatto? Ho fatto un'ottimizzazione e ottimizzavo addirittura anche dei pattern, cioè IDNR4. Tante volte ci siamo spinti a ottimizzare dall'IDNR4 in su. Ho detto, vabbè, facciamo sta cosa, mettiamo dall'IDNR1 in su. Allora, prima osservazione è che l'IDNR1 è un po' superfluo, nel senso che l'IDNR1 in realtà è l'IDNR2, cioè l'IDNR2, se ci pensate, è un inside semplicemente, è la classica candela inside, e questo mi sembra interessante, nel senso che la classica candela inside è un pattern di analisi tecnica molto conosciuto, poi l'IDNR4 deriva da questo, c'è una narrow range in più, è questo. Quindi una candela, la seconda candela più stretta, e si verifica tendenzialmente, almeno l'analisi tecnica ce lo consiglia, alla fine di un trend per tradare la ripartenza di un nuovo trend, quindi un pattern classico di inversione. Queste ottimizzazioni, questi backtest, mi hanno un po' dimostrato che tutto sommato l'IDNR2 è valido,
ma anche giustamente se si trova non necessariamente sulle inversioni, cioè di fatto è una compressione di volatilità che si può verificare su un livello di supporto, sul livello di resistenza e poi c'è l'inversione, quindi in quel caso è proprio come l'analisi tecnica ci insegna un pattern di inversione. Diversamente si può anche invece usare liberamente per fare trading sulla continuità di un trend già in essere. L'importante è tradarsi proprio la volatilità, compressione di volatilità. Ovviamente questa compressione di volatilità è più frequente perché è un inside e basta, non è un pattern che ci vogliono più candele, quattro candele, otto candele. Qua è un EDNR2, di conseguenza è un inside. Se chi non avesse capito questo concetto, fidatevi. Per farla in breve, se volete, andate anche sull'indicatore, andate sull'indicatore e modifica, qua mettete 2. È normale che sarà un pattern più frequente, perché più è corto quel valore, più è frequente il pattern. E volendo vi tradate l'IDNR2 che di fatto è inside. Questo è interessante perché l'analisi tecnica insegna che l'inside va bene sulle inversioni. Da quello che ho visto io nei test, e non ho fatti pochissimi, pare che tutto sommato va bene anche a caso, cioè può essere in qualsiasi punto di un trend, ma dà buoni risultati. Ad esempio qua cos'è che abbiamo? Questo è un IDNR2 sull'oro, come vedete qua in basso a sinistra ho scritto il ticker, sapete che XAUSD è l'oro. E qualcuno di voi si chiederà l'oro chi? È l'oro, lo strumento, il gold. Ok, questo è un daily dal 2010. Questo io non ho fatto backtest su time frame più corti perché il daily si è rivelato finora il migliore almeno per lo stop reverse. Invece quello col moving average abbiamo visto essere ottimo anche su time frame inferiori. Anzi, poi io quello che voglio anche magari fare con voi, se avete la pazienza di farlo, è come ad esempio io ho fatto ieri sera, che ne so, mi sono messo a fare dei test, ok? Poi li ho messi sul mio Facebook e così tutti li possono vedere, fanno le loro considerazioni, è sempre un modo per diffondere le informazioni, quindi potete tranquillamente, anzi, secondo me, più le persone lo fanno e decisamente meglio è, quindi ognuno, se ognuno lo fa, tenete presente come uno si fa il lavoro, vede il lavoro di altre magari 100 persone e non tutti facciano lo stesso, quindi se io faccio il backtest sull'euro-dollaro vedo che effettivamente è andato bene, se faccio il backtest sulla sterlina come stavo facendo prima e vedo che effettivamente non va bene, quindi capiamo ad esempio che questo è un 2015-01 dal 2015 a oggi praticamente sulla sterlina daily, almeno vedete anche con l'ottimizzazione dei parametri non mi ha trovato nessun risultato interessante, quindi ora sappiamo che tendenzialmente o si testano altri time frame eccetera eccetera o altri periodi temporali oppure su sterlina dollaro tendenzialmente questo potrebbe essere uno che non paga, quindi magari utilizzerò un'altra strategia, semplicemente l'altro expert advisor sull'IDNR4 che ora giusto per fare una cosa questo è un pochino più vabbè, qua potrei avviare un backtest, adesso non voglio neanche farlo a caso. Si fanno considerazioni di questo tipo, quindi se uno condivide sul mio Facebook, Stefano Gianti Swissquote, un po' tutte queste informazioni e però non siamo solo in 3-4 a farlo, ma più persone, diventa a mio avviso un lavoro nel tempo davvero molto utile a tutti. Quindi rinnovo sempre la volontà di poterlo fare tranquillamente. Perfetto, allora andiamo avanti. Quello che vi faccio vedere è proprio i risultati poi di questo backtesting sul gold. Questo è un'operazione con profitto soltanto, tra virgolette, il 47% del totale, però ci sta che le operazioni trend follower o di breakout tendenzialmente abbiano dei rapporti delle operazioni con profitto anche decisamente inferiori. Ad esempio, vediamone altre, perché 47 già non è poco. Questo è un dollaro yen, questo vedete ha soltanto il 24% delle operazioni chiuse in profitto. Ok? Soltanto. Ok? E questo è il risultato, poi tutto sommato non male. Il drawdown, ad esempio, massimo di questo sul dollaro yen è stato del 6,75%. In effetti, questo si lavora con il 2% di rischio rendimento, cioè di rischio su ogni singola posizione. Non è male a mio avviso, drawdown abbastanza basso, redditività molto alta, ci sta, non mi stupisce neanche il dollaro yen, il dollaro australiano, sono tendenzialmente ottime valute da tradare in trend, questo è un altro invece fantastico, questo è fantastico, questo è il dollaro australiano daily, vedete che vederlo così graficamente non presenta
grandi drawdown, però poi vedete, tenete presente che quando soprattutto le performance sono ottime, quindi la scala si allarga, vedete che qua addirittura si arriva a livelli molto alti di profittabilità in rapporto al capitale iniziale, è normale che la scala si schiaccia, quindi alcuni drawdown come questo qui e questo qui possono sembrare graficamente meno importanti, però a mio avviso poi è sempre bene vedere anche la cifra, vedete il numerino, massimo drawdown 7,98%, quindi anche in questo caso drawdown basso. Qua addirittura abbiamo un dato molto interessante che è il numero di trade chiusi in profitto, 62% delle operazioni sono state chiuse con un risultato utile, in questo caso alto, molto alto. Tenete presente che questa è una strategia di breakout, quindi sia uno stop loss ben definito, che è il 2% del rischio, infatti questi sono i parametri utilizzati per questo test, che sono quelli un po' utilizzati per diversi test che ho fatto, che sono, si entra con lotti variabili, perché Fabio nella programmazione di questo trading system su mia rottura di scatole ha messo sia la possibilità, come si fa classicamente, almeno nei backtest, di lavorare con lotti fissi, quindi dal menu tendina si andrebbe a selezionare la voce lotti fissi, sia invece la possibilità di lavorare, come piace a me, con una percentuale di rischio, quindi io per ogni operazione ci metto il 2%. Qual è la differenza? Che a lotti fissi tu entri sempre con un lotto, quello che scrivi qua. Ok? Invece con la percentuale proprio ti va a prendere il tuo saldo del conto in quel momento di quando si fa l'eseguito, la distanza dello stop loss, quindi si entrerà con un numero di lotti variabile che dipende da quanti soldi hai in quel momento sul conto, quindi se l'equity aumenta, se stai guadagnando ti esporrai con di più, se l'equity perde, scende, ti starai esponendo di meno, però è sempre il 2% del capitale che hai in quel momento lì. Ok? Poi, Proprio così. e poi dipende anche dalla distanza dallo stop loss, perché se lo stop loss è vicino si entrerà con più lotti, perché si può permettere, cioè, bisogna ottenere il 2%, ecco, quindi se lo stop loss è più vicino si entra con meno lotti, se lo stop loss è lontano si entra con meno lotti. Questo graficamente poi nel backtest si vede anche perché la linea blu che siamo abituati a vedere è la linea dell'equity, invece sotto vediamo lo spazio dove c'è scritto, vedete, size, se ci fate caso quantità, che vedete che è normale che più aumenta l'equity, più passa il tempo aumenta l'equity, più è normale che il numero di lotti a disposizione aumenta. Perché a volte si entra con dei lotti, alcune volte subito dopo con la stessa equity con meno lotti? Semplicemente perché in quel caso con lo stop loss è più o meno vicino. Ok? Poi Giuseppe dice: ciao Stefano, volevo chiedere se devo caricare dei nuovi valori ad un expert advisor che sta già lavorando, devo stoppare l'expert advisor e posso cambiare parametri senza bisogno di stoppare? Allora, io so che si può lavorare, modificare in corso, però io guarda, quello che consiglio sempre è togliere l'expert e farlo ripartire, perché io consiglio anche se tu lavori sull'euro dollaro a un'ora, poi vuoi mettere l'euro dollaro a 15 minuti, ci sta che cambi solo il time frame e basta, però io consiglio di togliere, cambiare time frame e rimettere. Però da quello che so io, Fabio, se me lo confermi, tutto sommato si può anche fare senza, però io preferirei Dipende come è fatto non il layout, stressare la piattaforma. purtroppo Sì. la parte di init viene fatta solo quando si installa la prima volta l'EA sul grafico e quindi quella parte lì, se vengono fatte delle operazioni in quel momento, non vengono più fatte a meno che non si tolga e si rimetta l'EA. E quindi bisogna sapere veramente come è fatto dentro l'EA. Non è così semplice. Ma sì, io guardate, nel dubbio lo Sì, toglierei, lo nel dubbio rimetterei, toglietelo perché e rimettetelo. secondo me è proprio una buona abitudine. Anzi, io vi dico anche questo, dato che siamo. Quando voi generate, fate un backtest o soprattutto un'ottimizzazione, quando soprattutto volete ottimizzare tanti parametri, è normale che questo richieda anche uno sforzo di memoria, di spazio del vostro computer, e soprattutto in termini di spazio, se voi andate in file, apri scheda data, tester, poi andate su logs e history, vedete? Vedete che questi file raggiungono anche grandi dimensioni, questo qua è 1,7 GB, prendete, li cancellate. Se non rischiate che vi riempia anche l'hard disk. Vedete, nei logs, qua non c'è nel mio caso, però diversamente prendete e cancellate, a meno che non sia il file che state testando adesso, per carità. Quindi mi raccomando, questo ve lo rifaccio vedere, file, apri scheda data, tester, logs e history in quelle due cartelle, frequentemente,
soprattutto se ottimizzate con molti parametri, vi vengono creati dei file enormi, quindi poi una volta finita l'ottimizzazione non vi serve più il file, cancellatelo, sennò poi il vostro computer o UPS si va a incartare, non ha più spazio per fare altre cose. Bene, per quanto riguarda le domande in chat, ok, tutto a posto. Qua parlavi prima di Standard & Poor's, quindi rimaniamo Sì, sull'indice. se Questo, vogliamo andare a questo. vedere se vanno ancora. Quindi ottimizzazione, Standard & Poor's 500 time frame 15 minuti. Hai messo un 900 secondi, periodo 10 della media mobile. Ma tu cosa vuoi fare? Vuoi fare adesso? Facciamo insieme Sì, un un backtest? backtest direttamente su tutta la Ma mi segno questi variabile, parametri, quindi quindi 0,2, ti 1,0, aspetto se vuoi. 1,0, No, dobbiamo 0,3, essere. 0,8, 900 secondi. Allora, quindi si fa così, moving average, quindi si seleziona l'aspect advisor, ok? Si seleziona lo strumento, in questo caso andiamo sullo Standard & Poor's. Standard & Poor's, vi ricordo, quello senza scadenze, questo qua, senza scadenze, proprio S&P 500. Vai. Ogni tick, modello di esecuzione, data di riutilizzo, facciamo da quando lo prende, quindi togliamo il flag. Sì, da quando lo Time prende. frame, 15 minuti. 15, sì. Spread, Spread, l'asse corrente, quello che c'è nel mercato attualmente, sì, va che bene. adesso dovremmo essere a 0,5, mezzo punto, se lo andate a vedere, ecco. Bababababa. Vi faccio vedere velocemente. Sapete che i nostri CFD spot sono a 1 euro punto, okay? Sono questi in azzurro, così non ci si sbaglia. Questo è lo spread che è mezzo punto, 0,5 soltanto sullo Standard & Poor's, okay? Quindi mettendo spread corrente vi va a prendere questo spread attuale, okay? Se fate le ottimizzazioni di sabato e domenica è facile che nella piattaforma vedete spread più alto, quindi non è consigliabile. Mettete. Poi togliamo l'ottimizzazione, ma andiamo a modificare le proprietà del parametro che vogliamo mettere, quindi questo è. Aspetta, però questo è l'altro, quello vabbè, su questo computer perché non ce l'ho quello col moving average, non ce l'ho. Questo è l'aspect advisor che mi avevi mandato l'altra volta con nome moving average, che è sottoscritto l'altro, quindi questo non ce l'ho al momento. Ce l'hai nella mail? Nella mail che mi hai mandato? Te ne ho mandato una con dentro quello buono. Ah, scusa, non me ne ero accorto, anzi ti No, direi. per carità. Prima. No, ti direi di no, perché mi hai mandato una mail con le slide. No, no, non ce l'ho. Allora te la rimando. Yes, quindi approfitto anche per rifar vedere come si copia. Quindi, tac, file, apri scheda data, MQL4, experts. Ad esempio, ora io voglio andare a cancellare questo, perché mi ero sbagliato a copiarlo. Lo cancello. Ok? Basta, tutto lì. Quando poi reaggiorna la piattaforma, ovviamente si vedrà con quelli corretti. Ok? Questo è importante. Giuseppe dice: no, questa me l'avevamo già vista come domanda. Su time frame almeno H1? Sì, adesso magari facciamo Standard & Poor's 15 minuti, 30 minuti, H1, facciamo magari qualcosa insieme. Come idea di massima, questo che abbiamo notato nell'ottimizzazione nel backtest è proprio quello che se utilizza quello con la moving average, tendenzialmente siamo su 15-30 minuti, soprattutto sull'indice 30 minuti. Indici siamo sui 15-30 minuti, sulle valute siamo sui 30 minuti H1. Ok? Quindi l'aspect advisor con la moving average, con il filtro, quindi questo che si chiama moving average. Invece l'altro stop reverse è proprio il daily, un po' proprio quello principale. Ok? Ora copio l'aspect advisor dalla mia mail qua dentro, vedete che lo sto spostando. Mi appare, vedete, aspect advisor moving average, quindi due aspect advisor sono questi, IDNR4 e A, aspect advisor, moving average 1, quello con il filtro, e stop reverse l'altro, quello che ragiona con lo stop reverse, proprio quindi abbiamo scelto i nomi per fare la cosa semplice. Poi voi cosa fate? Chiudete e riaprite la piattaforma, oppure andate a cliccare su consigliere esperti col tasto destro, aggiorna dal menu tendina che esce, in ordine alfabetico li avete.
quindi possiamo fare, possiamo sia avviarli. Quindi se volessi ora avviare un expert advisor, cosa faccio? Lo metto sul grafico, essendo, dopo essermi assicurato che l'autotrading è on, vedete che qua è verde, bianco e verde, in comune c'è scritto permetti compravendita in tempo reale, slegato, valori di input li vado a modificare, è normale che dovete anche decidere con quanto entrare, ok? Vi ricordo che uno sul mercato delle valute è un lotto, il contratto da 100.000 euro, poi con noi è possibile esporsi anche con il mini lotto e con il micro lotto. Quindi si va a valori punto, valori del PIP fino a 10 centesimi di dollaro soltanto, davvero poco, per quello che dico è sempre meglio andare in reale che in demo. Sull'indice invece si lavora non con i 25 euro punto come il DAX Future o 50 dollari del mini Standard & Poor's, si lavora semplicemente con tutti quei contratti che abbiamo visto in azzurro, gli indici, con un euro punto. Quindi lotti 1 vuol dire la variazione di un euro, la variazione di un punto mi fa guadagnare un euro sul DAX e un dollaro sullo Standard & Poor's, ok? Poi, IDNR, se volete modificare, modificate, modificate tutto qua e lanciate il sistema. Quando cliccate su OK, dall'Expert Advisor da quel momento in poi è funzionante. Quindi se io ora l'ho agganciato su un euro dollaro 15 minuti, questo mi lavora sull'euro dollaro 15 minuti, è ovvio. Se invece ora volessi lanciarlo su un altro strumento, apro il grafico e metto un altro Expert Advisor. Basta che modificate il Magic Number. Facciamo, ad esempio, supponiamo di voler lavorare ancora sull'euro dollaro. Quindi faccio tasto destro, finestra grafico, vabbè sono abituato ad avere il mio bianco sfondo, me lo metto. Poi vedete, questo seleziono il timeframe che voglio, supponiamo il daily o H1, H1, ok? Mi metto un altro expert advisor, che voglio, che può essere un altro tranquillamente, non necessariamente lo stesso. E cambio il magic number, perché il magic number è un modo per dire a piattaforma di collegare questo sistema, eccetera, eccetera. Quindi, in poche parole, ogni expert advisor che lanciate deve avere un numero diverso. Quindi, uno può essere uno, l'altro può essere due, oppure dei numeri randomici, casuali, che volete, basta che siano diversi. Okay? E poi lanciate il sistema e così vedete, avete due sistemi che lavorano sull'euro dollaro, però questo su 15 minuti, questo su H1 per esempio. Poi sapete che con la MetaTrader si possono aprire long, si possono aprire lo short, e quindi tutto sommato non c'è nulla di male, questi lavorano, eccetera. La piattaforma deve rimanere accesa, diversamente si utilizza un virtual private server, sistema cloud, eccetera, che sono dei computer che di fatti rimangono in remoto, sempre accesi. Ok? Però, appunto, dopo questa parentesi, vado a tornare sull'ottimizzazione. Quindi andiamo su IDNR4, Moving Average, proprietà esperte. Andiamo a selezionare lo strumento, 15 minuti, Standard & Poor's 15 minuti, proprietà esperte. Andiamo a mettere i parametri, quindi abbiamo detto IDNR, ce l'hai sotto mano Fabio? Cos'era 4? Sì, te lo dico subito. 4, sì, 4. Secondi 900. Secondi 900. Questo se lo rispieghiamo veloce, nel senso è quanto tempo resta valido il segnale. Sì, in secondi. Questo è stato fatto su secondi, sul lato expert in barre. Questo era un 10 media mobile di 10 periodi, se non sbaglio. Sì, infatti, gli stop loss sono 0.2. 1.0, 0.3, 0.0, 0.8, meglio se 0.3, segna. 0.8. Sì, io non ti vedo un attimo Sì, le slide, da quindi. casa si vede, con lo streaming. Quindi abbiamo un rispondimento addirittura 5 volte. Per il long, sì, per lo Sì, short, un questo po' meno. non ricordo. Poi non avete ottimizzazione. Se volete mettere delle date, mettete qua, diversamente ti prende tutti i dati storici disponibili dove sull'indice sono meno rispetto alle valute. Poi sapete che i dati si possono anche portare sulle valute, no? Dal centro storia, se avete dei dati vostri che avete pescato da altre parti, magari perché volete testare un periodo di tempo molto più lungo, andate sul centro storia. La MetaTrader ragiona per gruppi, quindi il gruppo 1 è l'euro dollaro, il gruppo 2 è l'euro yen. Voi andate a selezionare i timeframe che volete, vedete che da grigi diventano giallo-verdi. E poi basta, poi fate download, ci impiega qualche minuto e poi quando riavviate la piattaforma avete i dati storici che vi vanno a sovrascrivere quelli attuali. Allora, qua dal diario dice processato in 17 secondi, chiuso. Cosa vuol dire questo? Non ho trovato niente. Di cosa stai parlando? Aspetta un attimo. Del test. Ah, no, non,
non ha fatto nulla. Aspetta che lo riavvio. Beh, scusa, vorrei vedere il risultato un attimo. Magari. Anzi, scusa, avevo cliccato sull'ottimizzazione. Ah, ok. Commento. Commento. Non ha fatto quasi niente. Te lo dico. Non ha fatto quasi niente, su e giù. Drawdown massimo 1,27, beh, ci siamo esposti con una quantità molto piccola. Profit factor negativo 0,96. Sì. No, allora, se vedi dalle slide, le cose sono un po' peggiorate, diciamo, rispetto ad allora. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che dovremmo, precedentemente al decadimento dei parametri, cominciare a riottimizzarlo. Quindi questo è un test, per esempio, questa ottimizzazione è stata fatta tempo fa, non mi ricordo, ma un mese fa. Sì, no, l'avevamo fatto per il webinar precedente, l'avevamo fatto in diretta due mesi fa, penso, un mese e mezzo fa, 2 mesi fa. E quindi abbiamo visto che non vanno più bene questi parametri. Domenico dice, sarebbe interessante creare un expert advisor dove girano diverse strategie, anche quelle apprese con voi, in modo da avere un solo sistema cercando di abbassare il drawdown. Cosa ne pensate? Sono fuori di testa, ma ci sto provando. Cioè, creare un expert advisor con diverse strategie. Ma fa girare più sistemi? Praticamente un expert advisor unico dove girano più sistemi. Beh, volendo si può fare, come prendere diversi expert advisor, copiarli in un unico integrato, però tutto sommato si riesce a fare una confusione. Io ti consiglio... Non riesci praticamente a capire la strategia che sta performando meglio. Esatto. Io ti consiglierei di fare quello che ha fatto vedere Stefano prima, cioè aprire più grafici e attaccare ogni sistema al grafico con il suo time frame. E cambiando ovviamente il magic number in modo che sia unico, sapendo chi è che emette i trade, come li chiude, quando li chiude, che performance ha, quindi è tutto un'altra cosa. Sì, mettendo tutto dentro a un unico expert advisor. Sì, sì, più strategie sullo stesso si fa una confusione che poi non si capisce quello che guadagna e quello che perde, ecco. Ma poi come fai a aprire? Vabbè, sì, puoi aprire, chiudere, mettere giù, ma sì, no, io farei come ha fatto vedere Stefano prima, poi uno è libero di fare come vuole, per carità. Però la mia scelta ricade su quello che ha fatto vedere Stefano prima, assolutamente. N grafici, N sistemi. Proviamo a fare anche questo, Dow Jones, poi così facciamo un'ottimizzazione prima di chiudere. Dow Jones, qua abbiamo il DNR9, 3600 secondi, questo è un... time frame 15 minuti. Quindi, il DNR9, 3600 secondi, media mobile 5... Poi abbiamo 0,4 di stop loss long, 0,6 di take profit long, 0,8 e 0,8. Ok? Sì. Quindi cosa succede? Si va a questo che periodo era, vediamo. Tu questo hai fatto dal 1 marzo al 1 maggio. Vediamo su un periodo diverso, un po' più lungo. Il DNR9, quindi quante barre considerare, quanto tempo va l'unità di segnale, 3600 secondi, stop loss 0,4, target long 0,6, stop loss short 0,8, target short 0,8. Andiamo ad avviare. Yup dice, scusa, ma posso rivedere voi da qualche parte, se lo mettiamo su YouTube, poi ti invio anche, come dicevo prima, tutti gli iscritti riceveranno le registrazioni anche dei precedenti, perché questo è un po' un sistema da cui stiamo parlando da più tempo, e
equity, che vorrei comparare con quella invece che avevi tu nelle slide, perché è un periodo di riferimento un po' più lungo, questo che ho fatto io. La differenza è che qua c'è questo passaggio, questo drawdown, e poi c'è la ripartenza. È vero che anche sull'equity ci sono i breakout e livelli. In questo caso abbiamo un rapporto con un drawdown dell'11%, un profit factor superiore a 1, ma non di tanto, 1,08%. Il profit factor è la divisione tra profitto lordo e perdita lorda. Operazioni con profitto il 49,32% del totale. Quindi, ora, supponiamo che io voglio diminuire il drawdown. Cosa faccio? Mi espongo con meno quantità o faccio un'auto-ottimizzazione? Con quanto entri qua? Con uno. Con uno. Quindi già esporsi con Ma meno. sì, assolutamente, se cali, però in percentuale sull'equity è meno, assolutamente, però saranno meno anche i profitti, quindi non cambierà di molto, per non dire di nulla, il profit factor, che è abbastanza basso, 1,08. Quindi fai un'ottimizzazione da capo, diciamo. Sì, rimette a posto un po' di parametri. Guardate, l'ottimizzazione come si fa? Poi torniamo sull'altro, perché questo forse è un pochino più difficilotto. L'altro ha più parametri, però poi come forse. Vabbè, sono tutte e due abbastanza semplici la strategia. Ora non so quante persone hanno seguito i precedenti, eccetera, però mi raccomando, è sempre importante aver capito la strategia. Quindi ribadisco il fatto che poi rinvio le registrazioni a tutti, mi raccomando, così tutti possono avere poi tempo di rivedersi un po' di cose, eccetera. Allora, andiamo a fare un'ottimizzazione. Quindi ottimizziamo che cosa? Il valore delle candele. Quante candele? Partiamo dall'IDNR4 per esempio, procediamo a 1,1 fino ad esempio a 10, ok? Quindi da 4 a 10 e la variazione è di 1, quindi vi verrà attestato 4, poi 4 più 1, 5, poi 5 più 1, 6, fino a 10, ok? Punti per entrare in un thread, diciamo di lasciarlo decisamente così. Lo spazio temporale, ad esempio, voi mettete ogni, che ne so, ogni 900 secondi, da partire da 900 secondi, ogni 900 secondi fino a 9000 secondi, è troppo? Per il Questo sono livello 15 di K minuti. deve andare a multipli di 900. Da Per 900. partire da 900, che è una candela, a Da partire di 900 a 900 a 900. 9000. Sì, questo è andato in Il calcolo. periodo di filtro della media mobile. Il Questo periodo di è filtro della quanto? media mobile è da 4, mettiamo passo 1, fino a, supponiamo, 14. È normale che più parametri potete ottimizzare, poi più tempo ci sarà, infatti adesso lo lancio poi. E poi andate a ottimizzare i take profit, questo è un po'. Ha senso ottimizzare i take profit subito o preferisci ottimizzarli successivamente ad aver trovato Io lo faccio altri parametri? dopo perché, anzi, li allargo il più possibile, sì, lo stop loss e target. Quindi come lo fai? Più Lo possibile cosa metto con intendi? stop loss percentuale 1, 1, quindi anche diciamo target, sì, tutto? tutto a 1. E poi non li ottimizzi dopo? Gli ultimi due dopo, certo. Quindi cliccando su ok, scusate, dopo aver cliccato ottimizzazione, cliccando su avvio ti parte ottimizzazione, ci impiega un po'. L'ottimizzazione è normale che ti fa tutto. Cioè prima ti testi l'IDNR4 a 900 secondi, poi cioè tutti i valori che avete dato vengono mischiati e quindi ci vuole un bel po'. Ah, ma sei su Dow Jones, sì. Sì, su Dow Jones. Questi sono 1280 incroci, questo è il numero di incroci che ci sono. Beh, ci sta 4 ore, poi dipende da un Dalla po' di cose. potenza. Quando si rifanno le ottimizzazioni, quale periodo si prende in considerazione? Dice Gianni. Dio, un periodo sensato per quello che vuoi fare, cioè se stai facendo un 15 minuti, c'è della gente che testa 10 anni a 15 minuti, per me è veramente assurdo fare una cosa del genere. Si può prendere tranquillamente un migliaio, un 2000 barre, quindi a 15 minuti, considerando che in 24 ore ce ne sono 4, 24 ore, un centinaio, puoi prendere una ventina, una trentina di giorni, 2 mesi, via. 2 mesi di calendario sono 45 giorni.
le specie di tutto. Mi voglio ulteriormente precisare questa mia affermazione. Non è che sia una cosa così a caso. Ora, torniamo su quello precedente. Aspetta, non ti, hai detto una cosa a caso, poi non ti ho più sentito. A caso nel senso un numero a caso. E il problema è che il mercato evolve, cambia dinamiche e quindi anche prendere degli storici molto lunghi, non so. Ah, è vero che ci sono tutte le condizioni, per carità, quello che uno vuole, però alla fine secondo me si trovano dei parametri che non sono adatti al momento attuale del mercato, quindi anche questo è da considerare. Preferisco di più fare un'ottimizzazione in più che non prendere uno storico troppo lungo, questa è la mia visione. Però tra l'altro, piccola annotazione, nell'ultimissima versione che è stata fatta, modificata da Fabio, quindi anche rispetto al webinar precedente, è stato messo anche la possibilità di mettere un commento. Perché questo? Perché quando voi lanciate l'Expert Advisor in reale, cioè supponiamo che voi avete più Expert Advisor che vanno sullo stesso conto, oppure alcune strategie le utilizzate manualmente, alcune con l'Expert Advisor. Avere un commento, questo lo modificate direttamente quando lanciate l'Expert Advisor, se volete modificarlo, se no c'è un automatico questo, vi dà la possibilità poi, che so, dopo un po' avete sul conto reale l'Expert Advisor, volete dire, ok, ma dato che qua c'ho l'Expert Advisor, poi ci ho fatto trading manuale, poi ho utilizzato un altro Expert Advisor sul conto, quindi su questo conto ho utilizzato un po' di strategie, voglio realmente capire e analizzarmi l'andamento di questo Expert Advisor sul mio conto reale. Quindi voi prendete tutto lo storico delle vostre operazioni, lo esportate su un Excel, per esempio, e poi avete una colonna dove c'è il commento, e quindi cancellate tutti gli altri che non sia questo. In poche parole, in questo modo vedete tutte le operazioni fatte dall'Expert Advisor, i risultati dell'Expert Advisor. Quindi questo è stato aggiunto dalla Fabio proprio per dare a tutti la possibilità di isolare la performance dell'Expert Advisor rispetto ad altre, quindi di studiarselo proprio poi sulla performance, eccetera, in reale, se avete più expert che vanno sullo stesso conto, oppure se sullo stesso conto avete fatto più seguite, eccetera, eccetera. Questo è un modo molto comodo di farlo. Allora, ora cosa facciamo? Andiamo a testare quest'altro sistema lì di NR4 stop e reverse, ad esempio sul dollaro australiano daily, lanciate, qua, vabbè, come, mettiamo tranquillamente 9 punti come spread, lanciate ad esempio non l'ottimizzazione in questo caso, ma il backtest, così vediamo magari l'ultimo prima di chiudere, nel frattempo vado a buttare un occhio, ottimizzare due parametri per volta, utilizzare i risultati precedenti per le ottimizzazioni successive è meglio? Domanda di Francesco? Di solito sì, perché anche la rappresentazione di due variabili è comoda vederla, come si muovono le due variabili una rispetto all'altra. Si può sfruttare anche la sovrapposizione degli effetti, che è un fenomeno fisico noto. Quindi sì, il mio consiglio è ottimizzate gruppi piccoli di parametri, 2-3 massimo, meglio 2, perché li vedete meglio anche nel grafico dell'ottimizzazione come saltano fuori, e poi sovrapponete, mettete insieme tutto quello che avete trovato in modo coerente. In modo coerente, vuol dire in modo coerente? Cioè sì, se avete trovato una media a 7, lenta, e una media veloce a 15, c'è qualcosa che non funziona. Se avete ottimizzato due parametri in modo diverso, avete una media veloce e una media lenta, per esempio, quella che è la media veloce diventa più lenta della media veloce, della media lenta, scusa, le cose vuol dire che avete sbagliato o qualcosa o il sistema funziona all'incontrario in quel momento. Poi magari si fanno anche scoperte che sì, questa strategia fa schifo, è meglio fare al contrario, e avete scoperto. Una roba al contrario, certo. Però insomma, se avete battezzato il banalissimo sistema di due medie mobili che si incrociano, una lenta e una veloce, e trovate che la lenta è più lenta della veloce. Infatti, io voglio fare un po' questo esperimento una volta. Nella MetaTrader, quando tu l'apri, ci sono due Expert Advisor, che uno sulle medie mobili e uno sul MACD. Io quelli non ho mai fatti, però mi piacerebbe capire poi dall'ottimizzazione. Allora, vedete, qua sta riportando su grafico i risultati che sta portando avanti il backtest. Vedete che c'è la linea blu sopra, che è quella dell'equity. Anzi, quella linea blu, a dire la verità, è il balance, quella verde è l'equity. Quella verde sotto è l'esposizione in termini di lotti, che decrescono o aumentano o decrescono in funzione dell'equity, del balance, ma anche della vicinanza dello stop loss,
quindi è normale che ci si espone di più o di meno in funzione di queste variabili, e quindi è normale che ci vuole un po' il suo tempo per fare il test, soprattutto dipende da quanto tempo portate avanti il tutto. Quando andate a vedere passo passo tutti i risultati, ok, ed è normale che ci vuole un po' di tempo. Gianni dice: ottimo Fabio, infatti mi riferivo a quello che diceva Stefano. Dal momento che ti rendi conto che non va bene più l'aspetto advisor con ottimizzazioni precedentemente fatte, mi chiedevo quale fosse più giusto prendere in considerazione. Grazie. Questa non l'ho Prego, capita. Ah, non è un sì, quindi problema. l'avete puntualizzato questo. Sì. Se ha altre domande, per carità, sono qui per dare la mia visione dei fatti. Torno a dire, non è la verità assoluta, però insomma, un po' di esperienza ormai l'ho acquisita e quindi se posso mettere a disposizione degli altri, ben volentieri. Bene, perfetto. Poi vi mando tranquillamente le slide, quindi chi riceverà, cioè gli iscritti a questo seminario, ripeto, ricevono la registrazione di questo, ma anche dei precedenti e le slide. I clienti ricevono la stessa mail, ma con in allegato anche l'indicatore che è gli aspetti advisor che sono stati anche aggiornati. Quindi, se l'avete ricevuto l'altra volta, comunque c'è stato un piccolo aggiornamento, è stato messo il commento. Quindi, ci vuole, mi raccomando. Altre cose. Questo, ad esempio, il dollaro yen, che abbiamo già fatto vedere prima. Dollaro australiano. I parametri poi sono sempre gli stessi. Questi sono dei parametri col 2% di rischio, IDNR4 di fatto, la barra valida 5, il rientro è massimo 3, questo lo può capire bene solo che ha seguito la strategia bene l'altra volta, quindi sono cose che abbiamo già spiegato, quindi mi raccomando, chi non avesse seguito bene il percorso dell'IDNR4, o ci mette una pietra sopra e non lo vuole più seguire, diversamente bisogna andarsi a ripescare quelli vecchi, quelli precedenti. Perfetto, io vi ringrazio dell'attenzione. Vi lascio Vi sempre ringrazio anch'io per l'attenzione. con i nostri contatti 800 148 261, info@ciascuisco.it, la nostra mail, la live chat che trovate in basso a sinistra nel nostro sito, il disclaimer che fa sempre compagnia. Vi lascio qua con il disclaimer e ci aggiorniamo anche, mi raccomando, sul canale Facebook Stefano Gianti Swissquote. L'ho chiamato l'ho creato per condividere dei trading, quindi utilizziamolo appositamente. Danilo dice buona serata, Gianni dice buone vacanze, grazie. Domani mi raccomando, adesso non abbiamo parlato di Brexit perché per carità si parla ormai solo di quello, però è vero che da una parte strategie di breakout su eventi così importanti sono utili, però mi raccomando, testa sul collo, ad esempio abbiamo aumentato anche i margini sulla sterlina e prodotti con quotati in sterline di 5 volte questa settimana. Abbiamo aumentato lo stop out, la margin call dal 100% al 250%, avete tutti ricevuto la nostra mail, tutti i nostri clienti, e lo stop out dal 20% all'80%, è normale che in situazioni di volatilità un pochino più alta è bene farlo, nel senso che anche è vero che il broker che lavora bene è anche un po' un modo paternalista di lavorare con i propri clienti, quindi già si dovrebbero prendere le dovute precauzioni. Diversamente, comunque abbiamo aumentato i margini sulla sterlina e modificato globalmente nel proprio conto lo stop out, ripeto, la margin call dal 100 al 150%. La margin call è da quando non si possono più aprire le posizioni, non vengono chiuse. Lo stop out invece quando vengono chiuse le posizioni, questo è stato modificato dal 20% standard al 80% standard. Quindi se la vostra esposizione dovesse, se il vostro rapporto dovesse scendere sotto l'80%, le posizioni possono essere chiuse da quel momento in poi. Ok, io vi ringrazio l'attenzione, grazie mille Fabio, sempre per l'ottimo lavoro. Grazie a voi, buona serata. Buona serata, ciao a tutti, ciao ciao ciao.